Basket Trapani che ogni martedì avete il piacere e anche la pazienza di vedere. Oggi la notizia prima non è un granché ed è il fatto che il match ci è arrivato senza la telecronaca, per cui dovete accontentarvi di questo commento fatto da studio che ovviamente perde tutto il suo fascino, dato che chi vi parla, cioè Fabio Tartamella, già conosce ovviamente il risultato, quindi naturalmente in presa diretta il commento è tutta un'altra storia, mentre abbiamo visto il primo canestro della serata. Ma comunque, al di là di questo, abituatevi pure, il primo canestro della serata è realizzato proprio da un ex Ginsanthrops, giocatore di cui conosciamo pregi e difetti, che ha lasciato un ottimo ricordo qui a Trapani. E allora, Trapani si presenta a Potenza, questo è il parquet di Potenza, abbiamo visto nel frattempo il primo canestro anche per Trapani di Canelo, il risultato è di 3-2 a favore dei padroni di casa. Trapani si presenta a questa gara reduce dal successo interno ottenuto contro Ferentino. Noi vi chiediamo scusa per tutti i limiti che questa telecronaca avrà. Stiamo guardando da un monitor questo match esattamente come state facendo voi, anzi magari voi a casa lo avrete chissà in che formato. Noi siamo anche in questo un pochino, come dire, disagiati, ma insomma ci proviamo. Proviamo ad accompagnarvi nella visione e nell'ascolto di questo match. Trapani che va ancora al tiro. Allora, diciamo subito che per quello che riguarda Trapani, il quintetto scelto dal coach Benedetto è formato da Soloperto, da Canelo, da Evangelisti, riconosciamo Marcante. E beh, abbiamo difficoltà anche in questo, figuriamoci in quello degli altri. Per quello che riguarda invece Potenza, ci manca il quinto giocatore, che adesso scopriremo. Si tratta di Santa Rossa, naturalmente. Per quello che riguarda Potenza, con il numero 13 riconosciamo Ginsanthrops, che adesso è in palleggio. L'altro giocatore più rappresentativo di Potenza è Ruggeri. Gli altri impareremo a conoscerli insieme a voi. Canelo, la transizione di Trapani, che prova a ribaltare il fronte del gioco in palleggio Marco Evangelisti, ha davanti a sé il suo diretto avversario con il numero 7, lo russo, se non andiamo errati. Il gioco nel cuore dell'area avversaria di Mattia Soloperto, che commette infrazioni di passi. 3-2 il punteggio parziale a favore dei Lucani. La difesa individuale di Canelo sul playmaker avversario, la ricezione di Carrichiello con il numero 17, il pallone che va sotto, Anthrops che si alza, secondo ferro, prova a ripartire ancora Trapani che adesso con Canelo che cattura il rimbalzo d'attacco va a concludere due volte, non ce la fa il playmaker di Trapani a concludere positivamente. La Bella scarica un altro pallone, questa volta per Anthrops, sbaglia Potenza, si riporta Trapani in attacco, prime fasi piene di errori, Evangelisti del suo uno contro uno, Marco Evangelisti, giocatore reduce dall'ottima prestazione della domenica precedente contro Ferentino, dicevamo una vittoria corroborante nel morale e nella classifica per la formazione granata ottenuta contro la capolista, una vittoria che ha avuto il significato di dimostrare un salto di qualità notevole sul piano del gioco. Poi la settimana successiva, ovvero quella antecedente alla gara che stiamo vedendo, è andata come è andata. Soloperto va a realizzare punteggio di 4-3 a favore di Trapani. Dicevamo, la settimana poi è andata come è andata, con ancora le infinite polemiche per il mancato pagamento del secondo stipendio. E la posizione della squadra è piuttosto dura, insomma. Si spera ovviamente che in questa settimana, quella in corso, si possano risolvere questi problemi. Perde un altro pallone la formazione di casa. Sta di fatto che in questo momento, nella società, sembra risolvere con tempestività i problemi dei giocatori, mentre Evangelisti va a sbagliare, scusate, la sua prima conclusione pesante. I giocatori in verità non allenandosi un giorno della scorsa settimana, a mio modo di vedere, hanno compiuto una cosa saggia.
altro pallone perso da Potenza. In ogni modo, comunque, al di là di questi incidenti di percorso che la società farà bene a correggere prima possibile, la squadra sembra comunque mantenere una certa compattezza, e questo è un dato molto importante, cui merito va ascritto in massima parte al coach Giovanni Benedetto. Canelo, area dei tre punti, siamo nel primo quarto. Santa Rosa, anzi Soloperto, perde palla, va ancora in attacco Potenza che va a concludere. Dovrebbe essere canestro buono di Carrichiello, intervento del difensore dopo che il pallone aveva toccato il vetro, come da regolamento. I due punti vengono assegnati alla squadra di casa, 5 per chi difende, 4 per chi attacca. Partenza un po' a tre cilindri dell'intero match, in particolare di Trapani. Ricordiamo che Potenza arriva a questa partita da ultima in classifica, ma è un dato che rassicura non troppo, considerato che proprio Ferentino, che Trapani domenica scorsa, o meglio la domenica precedente a questo match, aveva battuto, su questo parquet lucano ha lasciato le penne. Il canestro di Marcante, inventato letteralmente, riporta avanti Granata 6-5. Difesa individuale per il quintetto del coach Benedetto. Conclusione pesante di Ruggeri, che avevamo prima citato. Trapani può tornare in attacco, Canelo minaccia il tiro, poi serve il pallone sotto a Soloperto, scarica un pallone dall'altro lato per Evangelisti da tre punti, non fallisce Marco Evangelisti, portando il vantaggio di Trapani sul 9-5, quindi più 4 per il quintetto Granata. In palleggio c'è De Bartolo con il numero 16, altro possesso sporcato. Inutile sottolineare che al di là della qualità del gioco che Trapani saprà produrre in questo match, quanto mai importanti due punti che poi consentirebbero di affrontare una striscia di tre gare abbastanza abbordabili, con la possibilità di puntare davvero in alto per Trapani. Ricordiamo che finora la formazione granata ha vinto una sola volta in trasferta a Siena la prima giornata, il resto del suo bottino arriva dalle gare casalinghe, le gare di Alcamo, peraltro il bottino sporcato dalla sconfitta interna contro Palestrina, l'unica, quindi potremmo dire finora in perfetta media inglese. L'errore è la costruzione del gioco d'attacco per Potenza. Ruggeri, Carrichiello, anzi scusate Vetrone, il tiro pesante che va a segno e consente a Potenza di avvicinarsi 9-8 a vantaggio della formazione di Giovanni Benedetto. Canelo da tre punti, il suo piazzato secondo ferro, può ripartire Potenza che si lancia in attacco, sceglie di andare fino in fondo il playmaker Potentino. Dovrebbe essere De Bartolo. Noi vi chiediamo ancora una volta scusa per la qualità del prodotto giornalistico che vi stiamo offrendo, se già solitamente non c'è da stare allegri, questa sera siamo quasi un disastro. Stiamo vedendo la partita sfocata da un monitor di servizio, la stiamo commentando conoscendo abbondantemente il risultato. Insomma, accontentatevi di quel che passa il convento, fermo restando che ovviamente la colpa, fatecelo dire, almeno questo, non è affatto nostra, perché esiste un accordo, anzi un regolamento vero e proprio della Lega Nazionale Pallacanestro, che prevede il fatto che tutte le società debbano ricevere il DVD completo di telecronaca. C'è anche una sanzione per chi non lo fa. Noi non sappiamo se Potenza la pagherà, di fatto questa sanzione. Di fatto a noi è arrivato un prodotto altamente incompleto, completa invece questa azione di Trapani che va a realizzare riportandosi di due lunghezze avanti, 11-9,
a favore dei Granata con la Bella in palleggio, Canelo che